Bella ragazzi, sono Tu Sicilia. Questo è il mio quinto episodio del ma Dio santo, Road to Commander, RTC, ci capiamo. Allora, facendo un piccolo riepilogo delle altre puntate, finora ho utilizzato MP5K, Enfield, Famas e Mac 11. Oggi volevo utilizzare un altro fucile d'assalto, magari uno di quelli impraticabili a parere mio, come può essere l'M14 oppure una mitragliatrice leggera come l'HK21, tutte armi che nessuno usa e che sono molto difficili. Nuketown dal 24 del 7 con punteggio doppio. Perché devono fare solo su Nuketown? Non capisco. Classe penso di avercela già pronta. Sì, ce l'ho già pronta. Mi sembra una merda. Cioè, non avrei mai osato farmi una classe con la mia 14. Zittisco un po' di gente. Rispetto agli altri giorni, comunque oggi sono le 7:46, quindi magari va anche peggio. Havana, villa, casuola. Siamo tutti d'accordo. Ci sono sempre aerospia, napalm e supporto aereo. Salvadeschi, cosa ho fatto? Niente. A noi. Perfetto, proprio dove ho una mappa. Scusate, una mappa buona per utilizzare altre armi. Come può essere il Famas, mi viene fuori nella puntata in cui utilizzo l'M14. Poi scusatemi, tra di voi c'è qualcuno che utilizza l'M14? Perché mi deve insegnare come utilizzarlo, che io non so proprio muovermi con quell'arma. Con quell'arma non so muovermi. Provato a fare una partita prima di questa, però ho fatto una roba come 14-20, proprio una roba da schifo. Quella lì era la prima della giornata, quindi magari. Adesso io qua non mi ricordo neanche da che parte dello spawn nemico, quindi da quant'è che non gioco su sta mappa. Mi pare che sia qua, proprio qua dove sono io. Bene, dai, devo ancora trovarne uno. Trovato, però. Ok, camper sulla finestra. Si divertono a campeggiare dove vogliono, eh. Dovrebbero mettere i cartelli con scritto divieto di camper. Dove? Dappertutto. Fare una mappa fatta di divieti di camper. Proprio che se ti fermi, non so, arriva Willy Wonka e ti fulmina, ti schiavizza e ti manda a lavorare nella sua fabbrica. Che cazzo hai detto Willy Wonka che ti schiavizza e ti va? Tu muori adesso, piuttosto di rianimarti. E non li sopporto niente quelli che utilizzano quel bonus. Sono 2-2. Dai! Ho coltellato anche a vuoto. 360. Ho una sensibilità un po' rigida per i miei gusti comunque. Mi pare di avere qua una cosa come la 5. Di solito vado con la 7. Eccolo! No, voglio vedere il mio replay. No, a me mi sembrava che era un po' più di distanza. Ma Dio santo, deciditi, muoviti. Due, quattro. Gianni, che schifo. Sì, ma dai, perché appena entro in un edificio cominciano ad accecarmi e prendono stoner con un mirino laser senza mirare?
A me capitano queste robe, logicamente. Toh Will Pete, il tossico di bastardo. No, sparando nel fumo. Gianni, ce n'è uno. Gianni. C'era uno. E poi perché nel... Dovrebbero... Hanno sbagliato una cosa che secondo me è anche abbastanza grave nel fare questo gioco. Vedete l'elicottero che c'è nella mappa? Se non lo vedete perché fa schifo la mia videocamera, o meglio fa schifo il metodo con cui filmo con la mia videocamera, è solamente perché la mia videocamera fa schifo. Comunque, tornando alla merda che c'è lì, che hanno sbagliato, è nel fare gli elicotteri alleati e nemici tutti dello stesso colore, ovvero in quel verdino lì che hanno di solito gli elicotteri. Allora, non potete fare una, solo la sagoma, anziché fare l'elica anche che gira, inutile, bruttissima, che non fa altro che occupare spazio e rovinarci gli occhi stando a guardarla e facendoci venire una crisi epilettica. E per di più non si riconosce se sono alleati o nemici. Questo qua è Abet, non l'ho ancora visto. Di buona Abet, sì. Che Cristo ha fatto? No, non... Newbo, anche qui. Basta, adesso me ne vado a giocare su Battlefield 3. Battlefield 2 magari, verso il 3. Ormai sono già proiettato verso il futuro. Tanto mi prendo Mander. MV3. Solamente che purtroppo dai trailer che ci sono visti, almeno a me, non mi fa promettere troppo. Solo che sapendo che è Modern Warfare 3, lo prendo comunque. Dio santo, cosa ho fatto? Che fine ha fatto? Boccoli. Beh, finora sono 8-7. Sto facendo meglio del previsto, perché... Scansati, guarda, se te ne vai, bravo. Quelli lì che girano la cazzo senza neanche sapere dove andare. Oh, doppia, l'avevo fatta. Figo. Ah, ma è morto. Ma dai, perché continua a segnare una sua mano? Ah, un altro. Madonna. Sì, sono nubo totale. In sto gioco non ci capisco niente. L'unico modo per capire se alleato o nemico è spararci. Se ti viene la X è nemico. E allora sei nei casini perché l'hai chiamato. E se non lo sapete, se sparate verso un elicottero o qualunque cosa con un'arma normale, è come se lo richiamate a voi per farvi sparare. Traduzione, siete già morti. Morti. Buca fuori da un da campeggio, dai, dai, non ci buca fuori. Allora vado a prenderlo io. Oh, no, ha fatto l'elicottero, ma va a quel paese. 11-8. Starmaco fa schifo, guarda, non vedo l'ora di fare il prossimo episodio, anzi lo farò anche subito. Beh, la mia uccisione di prima era più bella della sua killcam, di questo elicottero qua, di merda. Ok, dai, questo episodio del Road to Commander è finito. E adesso, tra pochissimo, registrerò il prossimo. Comunque, bella ragazzi, questo lo devo fermare.